Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Buon anno, oggi è il 1º gennaio 2018, il primo giorno dell'anno e questo è il primo video del 2018. Io vi faccio veramente tantissimi auguri di buon anno, spero che abbiate passato una bella serata ieri sera, che vi siate divertiti, che abbiate accolto e festeggiato il nuovo anno nel migliore dei modi. Io oggi, in questo video, che è il primo del 2018, ho pensato di proporvi qualcosa di abbastanza leggero e quindi un video tag. Però questo è un video tag che io ho ideato, quindi questa volta, anziché fare un video tag di altri, ho pensato di idearne uno io, quindi ho buttato giù una serie di domande, sono 10 domande dedicate appunto al Capodanno, quindi al video tag di Capodanno. E ho pensato appunto di proporvelo, quindi insomma partiamo subito. Se ovviamente poi volete riprodurre il tag, l'unica cosa che vi chiedo è la gentilezza di segnare magari nel titolo oppure in descrizione che il tag è stato ideato da me. Insomma, solo questo, ecco. Partiamo subito con la prima domanda. A Capodanno preferisci stare con gli amici o la famiglia oppure fare un viaggio? Io a Capodanno di solito preferisco, quando posso e quando ne ho appunto l'occasione, fare un viaggio, quindi andare proprio via dalla mia città e andare a vedere un'altra località, farmi un piccolo viaggio anche di un paio di giorni, però preferisco passarlo comunque fuori, fuori casa. Quando non è possibile fare un viaggio, io di solito preferisco fare una cosa molto molto tranquilla a casa con il mio compagno. E quindi se io non ho la possibilità di farmi un viaggio, il 31 dicembre me ne sto a casa. E ovviamente festeggiamo lo stesso, però me ne sto a casa e non ho voglia comunque di andare in giro per la città. Quindi sono un po', diciamo, un po' ribelle su questo. Seconda domanda. Hai l'abitudine di fare una lista di buoni propositi per l'anno nuovo? Fino a qualche anno fa sì, avevo questa abitudine. Io mi mettevo lì e mi facevo proprio tutta la mia lista di buoni propositi, magari non necessariamente scritta su un foglio, anche magari solo una lista mentale, diciamo così. Però sì, dicevo, prossimo anno voglio fare questo, voglio cambiare questa cosa, voglio fare quest'altro. Poi ho visto che tutti i buoni propositi che io mi facevo la notte di Capodanno, comunque vicina a Capodanno, poi non mettevo in pratica mai nulla di quello che io mi proponevo di fare. Quindi adesso sono molto più onesta con me stessa, quindi i buoni propositi, li ho abbandonati. A Capodanno, terza domanda. La notte di Capodanno ti piace vedere i fuochi d'artificio o utilizzare tu stessa i classici botti di Capodanno? A me i botti di Capodanno danno veramente fastidio perché fanno un rumore terribile, mi fanno anche un po' paura, devo dire la verità. Quindi i botti di Capodanno no, non mi piacciono, non li ho mai utilizzati e non mi piace neanche quando li utilizzano le persone vicino a me perché appunto mi spaventano. Invece, vedere i fuochi d'artificio, quelli utilizzati dagli artificieri, dai professionisti, quindi senza pericolo, quelli invece mi piacciono tantissimo perché molto spesso sono davvero belli, tutti colorati, particolari, originali. Quindi i fuochi d'artificio fatti bene, quelli diciamo professionali, sì, quelli mi piacciono tantissimo. Quarta domanda. Per la cena di Capodanno, hai un menù preferito oppure qualcosa che mangi sempre perché è tradizione? Io la notte di Capodanno, quando rimango a casa, ho un menù che di solito faccio tutti gli anni perché un po' è la tradizione, effettivamente. Io faccio i tortellini in brodo, però i tortellini fatti a mano, cioè li faccio io i tortellini, quindi non sono quelli comprati. Quindi faccio i tortellini, poi li mangiamo con il brodo. Di solito il secondo è un qualcosa che cambia, però è sempre di carne bianca, quindi pollo, tacchino, arrosto di tacchino, insomma sempre qualcosa a base di pollo di tacchino, quindi cucinato magari in un modo un po' particolare, quindi insomma fatto un po' bene, diciamo, però di solito il secondo è di quel genere lì. Poi io per tradizione tutti gli anni a Capodanno voglio mangiare le lenticchie perché secondo me, anche se poi sono tutte cose insomma non sono vere, però dicono che siano di buon auspicio, che portino soldi, quindi insomma io un pochino di lenticchie a Capodanno me le mangio sempre e poi magari qualcosa di dolce. Di solito io
Mangio il panettone genovese, quello che faccio io in casa. A proposito, vi invito ad andare a vedere la storia del panettone genovese di casa mia, che è molto carina e interessante. E di solito il dolce è quello, però insomma magari può essere anche un dolce diverso, insomma su quello sono abbastanza flessibile. Quello che è una costante sono i tortellini col brodo fatti da me e le lenticchie. Quelle due cose sicuramente sulla tavola di Capodanno non possono mai mancare. Poi, quinta domanda, se dovessi buttare via una cosa dell'anno scorso, quale sarebbe? Che bella domanda che ho fatto, che poi non riesco a rispondere. Dunque, io vorrei buttare via un bel po' di cose dell'anno scorso, in realtà. Sicuramente tutti gli sbagli che mi hanno portato a stare male, quindi non quegli sbagli che comunque mi hanno insegnato qualche cosa e mi hanno portato a crescere, ma quegli sbagli inutili che mi hanno portato soltanto dispiacere, delusione. Sicuramente tutti quegli sbagli lì vorrei buttarli via. Vorrei buttare via dei brutti ricordi, perché il 2017 per me è stato un anno veramente difficilissimo, un anno in cui non sono stata bene, un anno in cui ho avuto una serie di problemi, un anno in cui io avevo un'attività che ho chiuso, quindi mi è andata male l'attività, perché comunque mi faceva stare male il tipo di lavoro, quindi era un lavoro che era pesantissimo dal punto di vista emotivo e io non riuscivo più a svolgerlo, quindi sono stata veramente molto male. Poi magari se me la sento farò un video in cui vi racconto cosa è successo e qual era il lavoro. Ho contatto tutti i giorni con la sofferenza e con il dolore delle persone e non ce la facevo più, non riuscivo più a fare il mio lavoro bene perché stavo male io e quindi non riuscivo più a farlo. Quindi a un certo punto mi sono detta basta, io non posso più vivere in questo modo, non voglio più fare un lavoro che mi costringa a stare a contatto con queste cose, non me la sento e quindi ho deciso di chiudere tutto. Però ovviamente è stato difficile perché comunque sono tanti sogni che vanno in frantumi, io credevo che quello fosse il mio lavoro, credevo di aver trovato la mia strada, invece mi sono resa conto che non era così e quindi ho deciso di ricominciare tutto da capo. Però è stato difficile, è stato un anno veramente difficile, quindi io tutte queste difficoltà, questa sofferenza, questi brutti ricordi vorrei buttarli via. E spero tanto che il nuovo anno possa essere pieno di ricordi belli anziché di ricordi brutti. Poi, prossima domanda. Cosa vorresti per l'anno nuovo? Questa domanda ovviamente si collega a quella di prima. Io per l'anno nuovo vorrei tanta serenità, tanta salute, quindi salute e serenità sono le due cose che io vorrei per l'anno nuovo e poi sicuramente mi piacerebbe avere tutte quelle cose che rendono la vita un po' più facile, quindi un po' di soldi, un po' di fortuna, che le cose girino un po' per il verso giusto, insomma tutte queste cose qua che penso siano quelle che più o meno vogliamo un po' tutti. Prossima domanda, qual è la cosa più importante che hai fatto l'anno scorso? La cosa più importante che ho fatto è stata sicuramente quella di essere onesta con me stessa e a proposito di quello che dicevo prima del mio vecchio lavoro, essere onesta con me stessa, rendermi conto e ammettere che non riuscivo più a sostenerlo, che non riuscivo più a fare quel tipo di lavoro e quindi decidere di non farlo più, quindi di smettere, di lasciare quel lavoro e di aprire un capitolo nuovo della mia vita. Questa sicuramente è stata la cosa più importante che ho fatto, perché molto spesso magari io tendo a raccontarmela un po', come dire sì, quella cosa lì non mi piace, mi fa stare male, però magari proviamo, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Poi è solo un modo per raccontarsi delle storie, perché poi in realtà è inutile, si nasconde la polvere sotto il tappeto. Quindi la cosa più importante che ho fatto sicuramente è quella di essere onesta con me stessa, di dirmi come stavano le cose, di guardarmi allo specchio, di essere onesta, dire le cose stanno così, quindi basta, bisogna agire in questo modo per ritrovare la pace e la serenità. E credo che questa sia stata veramente la cosa più importante che ho fatto. Poi, per l'anno nuovo, hai qualche progetto particolare? Se parliamo di progetti proprio pratici e materiali, io ho dei progetti che sono legati al canale.
Vorrei farlo crescere sempre di più, vorrei occuparmene, vorrei migliorarlo, quindi vorrei, se ne avrò la possibilità ovviamente, però se ne dovessi avere la possibilità vorrei acquistare dell'attrezzatura nuova, delle luci, perché le luci che ho io sono penose, perché si vede l'ombra sul muro, ne sono consapevole, ma io non ho altre luci, quindi mi arrangio con quelle che ho. Però mi piacerebbe acquistare delle luci diverse, insomma, migliorare anche la grafica, la qualità dei video. Mi piacerebbe proporvi comunque delle cose originali che possano interessarvi. Quindi diciamo che il progetto che ho è quello di lavorare al canale. È proprio per una cosa, per una mia soddisfazione personale, mi piacerebbe tantissimo poter migliorare, poterlo far crescere, insomma, avere sempre comunque dei buoni riscontri, dei commenti, dei like, quindi insomma mi piacerebbe questo tipo di progetto poterlo realizzare. Poi, ultima domanda, che cosa vuoi augurare a chi guarda il video per il nuovo anno? Io auguro a tutti quelli che guardano il video di ottenere per il nuovo anno quello che desiderano. Quindi, se c'è una cosa importante che voi desiderate, vi auguro di riuscire ad ottenerla. Vi auguro di essere sempre sereni, felici. Auguro a tutti quanti la salute, perché la salute secondo me è la cosa più importante del mondo. Quando c'è la salute, poi tutto il resto in qualche modo si può risolvere. Quindi auguro veramente la salute e auguro a quelle persone che magari invece la salute non ce l'hanno perché hanno dei problemi fisici o di salute, auguro a loro comunque di stare, diciamo, il meglio possibile anche nel loro disagio e nella loro difficoltà. Spero comunque che possano avere meno problemi possibili, mettiamola così, insomma, anche nella malattia magari di riuscire a stare il meno peggio possibile, ecco, diciamo così. Però, insomma, davvero per me è una cosa molto importante, alla quale io tengo tantissimo perché io sono una salutista, super salutista, e quindi la salute per me è la prima cosa. Quindi ci tengo e auguro anche agli altri di poterla avere. Con chiunque vi auguro di poter appianare i contrasti, vi auguro la serenità in tutto e per tutto, vi auguro comunque di ricevere amore, amore dalle persone che amate, quindi di essere ricambiati. Insomma, vi auguro tante cose belle, tutto quello che voi desiderate, io vi auguro davvero di ottenerlo e di essere sempre felici. E con l'occasione, e colgo l'occasione, vi mando anche un bacio enorme, come sapete che io alla fine dei miei video sono solita fare. L'ultima domanda del tag è tagga chi vuoi. Io ovviamente vorrei taggare tutti, perché essendo un tag che ho ideato io, vorrei che tutti aveste la possibilità di rispondere alle domande qualora vogliate farlo, qualora vi faccia piacere. Magari, come vi dicevo all'inizio, se lo fate, vi chiedo la cortesia così di mettere magari che è stato ideato da me, in modo che le persone possano anche vedere magari le mie risposte, quindi le risposte della persona che ha ideato il tag. Però taggo tutti, proprio tutti, tutti, tutti quelli che vedono il tag e che lo vogliono fare, io li taggo. Se lo fate, ditemelo, fatemelo sapere. Così io vado a vedere il vostro video perché mi piacerebbe tantissimo poter vedere le risposte, le vostre risposte a questo mio video tag. Mi fermo, vi mando un bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così è la prima iscrizione del 2018. Mettete un like ovviamente se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un altro bacio enorme, visto che ne ho mandato già uno prima, ve ne mando un altro. Ciao a tutti, alla prossima!